Buongiorno Christopher Broadbent, buongiorno e ben arrivato sulla piattaforma di Green Planner. Siamo molto felici di poterla incontrare, anche se solo virtualmente, perché le sue foto esprimono un sentimento nei confronti dell'ambiente e della natura che è molto profondo. Qual è il suo messaggio da questo punto di vista? Il mio messaggio è essere semplice. Più semplice è l'ambiente e il contenuto, più facile concentrare sull'essenziale. Per me l'essenziale sono i toni e gli spazi. E io ho bisogno di avere una luce semplice da una finestra, di una cosa che ognuno conosce e fa parte del suo ambiente naturale. Metti in scena cose naturali con forme consolidate già nella testa dell'osservatore, uso la luce naturale e cerco di fare un'immagine a sé stante, autotelico, come si diceva una volta. Ho avuto anni, di decenni di illustrando messaggi pubblicitari, Ecco, oggi è la giornata, la intervistiamo proprio nella giornata dedicata agli oceani. Siamo un po' tutti preoccupati perché la situazione non è semplice, l'inquinamento atmosferico, ma anche dei mari, è molto alto. Lei che messaggio si sente di dare? di puntare al massimo sulle riserve marine, quelle aree protette che permettono di rigenerare la fauna marina, la fauna ittica, e di cercare in qualche modo di far ritornare il Mediterraneo alla sua splendore di una volta. Già ha cominciato a funzionare con le riserve oceaniche. Penso che l'oceano sono in buono stato rispetto al Mediterraneo. Io sono molto attaccato al Mediterraneo, che è cominciato la mia carriera di lavoro nel Mediterraneo e vedo che lo degrada. Allora è un modo di. Bisogna desistere di adoperare tanto spazio marino per le nostre attività, come semplicemente desistere di buttarci la plastica, ovviamente. Non è necessariamente un'azione attiva, è un rinuncio. Dobbiamo rinunciare a utilizzare parte del nostro mare e rinunciare a buttarci dentro questo mare. Ecco, l'abbiamo sentita perché lei in questo momento e fino al 2 di agosto ha una mostra di ben 36 scatti a Brescia, presso il Centro della Fotografia Italiana, Palazzo Martinengo, con Leoni. Ecco, il messaggio di quei quadri, che sono delle nature morte, le possiamo chiamare così? Esatto, sono delle nature morte con cose estremamente semplici. Mostro le cose che sono rimaste alla fine della giornata, lasciando qualche accenno alla fatica. Sono le cose manuali che usiamo, che sono faticose, le cose manuali, ma danno soddisfazione. Ecco, io immagino già che qualche nostro lettore ci chiederà, ma dove possono essere poi acquistate queste opere? Ho una galleria fantastica a Roma, nella galleria del Cembalo a Roma, si trova proprio cercando il loro sito, galleriadelcembalo.it, e loro mi rappresentano, hanno le mie immagini. Perfetto. Ci può svelare su quale progetto sta lavorando ora? Vorrei tornare al ritratto, se riesco a farlo in modo naturale. Ci riuscirà sicuramente. Grazie Christopher, a presto e mi stia bene. Tante, tante grazie per la sua intervista.